Bentrovati con TG Architettura, iniziamo con un evento che ci porta a Rovereto. C'è anche molta architettura nella mostra evento con la quale il MART celebra il suo decennale. Da Libera a Sozzas, giusto per citarne un paio, sono diversi i protagonisti dell'architettura italiana che trovano spazio con i loro progetti e le loro riproduzioni nella sezione della mostra dedicata appunto all'architettura. Il MART del resto ha recentemente reso omaggio ad Adalberto Libera e prosegue in questo modo nel suo percorso di divulgazione e promozione attraverso un allestimento davvero originale. La magnifica ossessione, questo è il titolo della mostra, visitabile fino a febbraio 2014. Una parete verde da record a Parigi, dove Patrick Blanc, in occasione della Paris Design Week, ha realizzato l'Oasis Aboukir, installata alla confluenza di tre strade molto trafficate. La spettacolare parete si estende su 25 metri quadrati che raccolgono oltre 7500 diverse piante appartenenti a quasi 250 specie differenti che sono state piantumate in poche settimane. L'effetto ottico dell'installazione di Blanc è di quelli che non si dimenticano, complice da una parte il contesto urbano circostante e dall'altra le differenze cromatiche che fanno della visione di insieme quasi una texture. Un museo temporaneo celato in una grande impalcatura che ricorda un cantiere aperto. È la struttura realizzata dal mega studio tedesco Meyer Architekten a Monaco, inaugurata recentemente. Il progetto Schostel, questo è il nome della struttura, nasce con l'obiettivo di fornire uno spazio alternativo alla Pinakothek der Modern della città bavarese, il grande museo d'arte moderna inaugurato nel 2002, chiuso per lavori. Sono stati ultimati la scorsa primavera i lavori per realizzare la DR Ginza, un edificio commerciale ad uso uffici e negozi, sviluppato su 9 piani. Progettato da Amano Design Office, si sviluppa su una superficie di oltre 1300 metri quadrati e si trova nel quartiere di Chuo a Tokyo. L'idea era quella di distinguere il DR Ginza dal paesaggio urbano e per raggiungerlo i progettisti hanno creato un involucro a doppia pelle davvero particolare che consiste in una serie di pareti divisori di vetro e pannelli di alluminio che sono stati trattati graficamente.